città sta vivendo giornate straordinarie che si concluderanno martedì con la tappa dei 100 anni del Giro d'Italia alla cronometro Foligno-Montefalco. Il nostro testimonial Gianni Rivera non è solo perché è stato un grande calciatore, ma soprattutto perché per quanto ci riguarda rappresenta quei valori fondamentali dello sport. Solidarietà, rapporti tra le persone, rimasto quello che era, così come ha detto nel suo intervento. Quindi una testimonianza che guarda al presente, ma soprattutto alle nuove generazioni. Perché lo sport è comunità, lo sport è guardare soprattutto al futuro. Quindi con questo auspicio noi ci attendiamo questi 3 giorni straordinari. Io sono nato a Valle San Bartolomeo, che è un paese a 6 chilometri da Alessandria. E tutti i sabati e qualche volta anche negli altri giorni prendevamo la bicicletta con i miei genitori, andavamo a trovare i nonni e quindi andavamo in bicicletta. Non c'erano altri mezzi di trasporto. C'è un uomo solo al comando, questo è un classico di Fausto Coppi, poi io ero tifoso di Fausto Coppi. Eravamo quasi concittadini, insomma, eravamo tutti e due della provincia di Alessandria, ma non solo per quello, perché cos'era Fausto Coppi, quindi io mi ricordo tutte queste cose che si vivevano alla radio, perché allora la televisione non c'era. Vai, poi vediamo se è ancora... No, pensavo che lo dovevo regalare.